E ora ci siamo davvero, 56esima edizione di Vinitaly, alle mie spalle il mitico padiglione 10, il padiglione dedicato al Piemonte, lo vedete fin da subito, fin dalla grafica realizzata nell'ambito di un concorso con Artissima per in qualche modo rendere omaggio al territorio piemontese con l'arte, l'arte contemporanea. Siamo pronti per entrare e per vedere il nuovo stand istituzionale del Piemonte. Ed eccolo qui, quindi, vi abbiamo spesso raccontato come sarebbe stato anche attraverso i rendering, ora lo possiamo vedere dal vivo. Qui a Verona, dopo diversi anni, è stato completamente allestito un nuovo stand istituzionale. Vedete, campeggia la scritta del Piemonte. L'idea è proprio questa, il concetto di Piemonte sta al centro di tutto il resto, per cui tutto intorno, e li vedremo, ci sono i diversi produttori di vino che raccontano Piemonte attraverso le loro etichette. Adesso vediamo però cosa c'è. Questo ad esempio è lo stand, è lo spazio dedicato alla promozione turistica attraverso le due ATL che sono Alex Sala e Visit Lange Monferrato Roero. C'è uno spazio proprio dedicato all'offerta turistica di un territorio che non è soltanto quella legata al vino. Questo è uno degli spazi istituzionali e lo vedete con le poltroncine, ma le poltroncine sono anche tutto intorno come potete vedere. Queste poltroncine servono per magari fermarsi a prendere qualche appunto o a incontrare gli importatori, perché no? I produttori di vino possono volere un attimo sedersi un po' più tranquilli con l'importatore e iniziare a parlare di affari, magari iniziare a pensare a come mandare il vino dall'altra parte del mondo, il nostro vino piemontese. Questo è lo spazio invece dedicato al vermut di Torino. Ci sono le diverse aziende che propongono il vermut di Torino, che è una denominazione che sta diventando sempre più importante per il nostro Piemonte. Il vermut è apprezzato alla grande e come potete vedere appunto vengono proposti i diversi vermut, e qua è possibile anche sentire al naso le diverse essenze, alcune delle diverse essenze che sono all'interno del vermut, quindi c'è anche un aspetto in qualche modo educativo. Questa è la sala convegni, in questo momento naturalmente è vuota, ma si animerà con un programma piuttosto ricco e ci saremo anche noi in diverse occasioni, e dove arriveranno diversi relatori a raccontare anime, tradizioni, storie del Piemonte e naturalmente anche i vini, ci saranno anche dei momenti di degustazione. E infine da questo lato c'è un altro spazio dedicato a un'altra delle eccellenze del territorio del nostro Piemonte, che è la grappa. La grappa viene proposta sia diciamo liscia, ma anche in diversi cocktail, proprio perché la mixology legata alla grappa è sicuramente una delle tendenze che si sta più facendo scoprire e riscoprire. Quindi idealmente abbiamo concluso questo viaggio nel padiglione, nello stand istituzionale del Piemonte, ma naturalmente vi racconteremo tante altre cose. Intanto concludiamo come si conclude un pasto, con una grappa. Come possiamo vedere in presa diretta, non è che ci siamo messi d'accordo, è uno stand movimentato, vissuto, abbiamo visto gli eventi che sono spesso sold out all'interno della sala conferenze, sala degustazioni, e poi questo che è il luogo dove si rappresentano le diverse denominazioni del Piemonte è sempre animato con ragazzi, in questo caso anche giovani, che vengono ad assaggiare, a conoscere meglio il Piemonte. Quindi questo esperimento, questo nuovo stand, a questo punto di che cosa siamo soddisfatti? Siamo soddisfatti, sì, devo dire, forse il mio sorriso fa trasparire la soddisfazione. Questa area è stata veramente centrata, senza dubbio, perché diamo la possibilità anche al consumatore finale, anche al consumatore che non conosce ancora bene il Piemonte, con pochi assaggi di poter assaggiare tutte le denominazioni che sono all'interno del Piemonte. Com'è questa edizione di Vinitaly? Posso, anche qui vorrei essere sincero, meglio di quello che ci aspettavamo. Perché in effetti c'è un pubblico molto attento, un pubblico che conosce di vino, un pubblico che ha voglia di scoprire nuovi vini e sicuramente un pubblico che è quello che serve al Piemonte, un pubblico che compra vino non per bere ma per assaggiare un territorio. Si è
Hai parlato di top buyer, di importatori che arrivavano, che arrivano, che arriveranno da mezzo mondo, e c'è una presenza straniera di importatori o commerciali di vino qui in Piemonte? Moltissimo, moltissimo. La regione Piemonte sicuramente è quella che è più ricercata di tutte, perché comunque la qualità dei vini piemontesi è ricercata in tutto il mondo. Ci sono i buyer, diciamo, dei paesi tradizionali, quindi comunque dei nostri fratelli europei, quindi da Germania, Svizzera, Nord Europa e tutto. Sicuramente c'è tantissima presenza del Nord America, il Sud America comincia ad avere una bellissima attenzione verso la nostra regione, si sta parlando di Asia, in primis di tutto la Cina. Per noi il Giappone ormai è veramente un mercato ormai affermato, dove il Piemonte si è fermato, e novità di quest'anno cominciano ad arrivare anche, diciamo, dei buyer dell'Africa. L'Africa è un continente che sta crescendo, è un continente che è vicino all'Europa, è un continente a cui noi ormai siamo collegati a doppia mandata, quindi sicuramente l'Africa potrà essere il futuro anche per il mondo piemontese. Questa forse è la notizia, forse è una delle notizie principali per il mondo veramente del vino in senso economico. Assolutamente sì, perché vuol dire che veramente il vino sta aprendo porte, sta aprendo contaminazioni, e il vino è sempre stato uno di quegli elementi che, messo al centro di un tavolo, fa convivialità, fa fratellanza, e quindi può anche essere uno di quegli elementi che ci aiuta un pochettino a andare un po' più d'accordo, e in questo momento ne abbiamo bisogno nel mondo che stiamo vivendo. È l'ora di pranzo anche a Vinitaly, e dopo tanti assaggi ovviamente può venire anche un po' di fame. Il Piemonte è la regione che offre la ristorazione sicuramente di più alto livello. Si chiama Ristorante Piemonte e le sue stelle. Ci sono due chef stellati che si sono avvicendati in questi giorni. Uno è Maurizio Garola, l'altro è Massimo Camia, e hanno proposto naturalmente piatti piemontesi rivisti con lo sguardo da chef di altissimo profilo, da chef stellati. I vini sono quelli proposti dai produttori piemontesi, che vanno in abbinamento naturalmente ai piatti. E poi invece da questa parte c'è una sorta di lounge, una lounge dell'Asti Spumante Moscato d'Asti, ed è gestita dal consorzio, e adesso entriamo a vederla. Quasi un'isola di pace questa, nel marasma di Vinitaly, un luogo dove assaggiano Moscato d'Asti e l'Asti OCC, ma in questo caso ad esempio proprio ora si assaggiano addirittura le ostriche, che è abbinamenti molto sfiziosi a Vinitaly. Sì, l'ambiente si è tranquillizzato proprio adesso, si è svolta fino a pochi minuti fa una degustazione di abbinamento Asti dolce metodo classico con le ostriche della Laguna di Godo, degli amici di Ferrara, che già in altre occasioni hanno collaborato con il consorzio per questo abbinamento sia audace ma estremamente piacevole. E in questo luogo cosa succede nei giorni di Vinitaly? Ma durante i giorni di Vinitaly ci sono, oltre alle masterclass che sono appena terminate, ci sono momenti di degustazione con giornalisti, relatori che parlano ovviamente delle varie tipologie di prodotto Asti, Moscato d'Asti, ma per esempio ieri si è tenuta un focus sulla nuova denominazione Canelli, che è diventata la più recente denominazione di origine piemontese. Dal settembre dello scorso anno è possibile appunto rivendicare il Canelli di OCG, e poi per gli operatori è possibile degustare tutti i prodotti Moscato d'Asti e Asti disponibili sul mercato, quindi attraverso una wine list l'operatore può scegliere i produttori che vuole assaggiare, e quindi farsi un'idea delle denominazioni di quella che è stata l'annata più recente. E anche il piacere di potersi sedere su un divanetto, su una sedia, al bancone, e bersi tranquillamente proprio Moscato a Vinitaly non è affatto una cosa di poco conto. No, può essere sicuramente utile, però siamo qua comunque per lavorare, per dimostrare l'unicità di questa denominazione. Quindi ci sono ovviamente delle masterclass nell'ambito della giornata, ci sono momenti della mixology che appunto portano anche a un approccio alla denominazione in maniera più rilassata, e che comunque tiene sempre al centro l'unicità della produzione a base di Moscato. Quindi per noi è particolarmente importante che ci siano molte forme di interpretazione da parte del professionista, da parte del consumatore, da parte dell'appassionato, l'operatore, giornalista, e quindi è importante soddisfare tutte queste esigenze. Come vi dicevo, c'è un grande la popolazione internazionale che guarda a Vinitaly, guarda anche al nostro Piemonte. Allora chiediamo appunto qual è l'immagine del Piemonte in Cina, l'immagine del vino piemontese. First of all, fog. Nebbiolo e il tartufo. And the truffle.
Qual è l'immagine in generale del Piemonte? Bellissimo panorama e eccezionale vini. Mi ricordo sempre i vini iconici vostri, il Barbaresco e il Barolo. Un consiglio ai produttori piemontesi, quale potrebbe essere? Per arrivare ancora di più alla Cina. Venite più spesso e condividete i vostri vini con noi. E allora si conclude questa edizione 2024 di Vinitaly, un'edizione in cui il Piemonte ha fatto sicuramente una grande figura. Abbiamo visto volti sorridenti, volti stanchi, perché Vinitaly è davvero un lavoro molto impegnativo per i nostri produttori, ma è servito per raccontare davvero il nostro territorio in giro per il mondo. Abbiamo visto persone che arrivavano dai 5 continenti, proprio qui dove vedete, dove siamo noi adesso, in questo stand, perché volevano sapere qualcosa di più, non soltanto sul vino, ma proprio sul Piemonte. E questo è quello che abbiamo voluto raccontarvi da parte mia e da parte di chi è al di là della telecamera. Comunque un ringraziamento per averci seguito in questi giorni e contiamo sul fatto che questo territorio possa dire ancora davvero molto. Buon proseguimento.